primo giorno di questo pre-IFA 2016. Siamo a Berlino, siamo precisamente da Acer. Acer che ha presentato tantissimi prodotti, veramente una marea di prodotti, e tra questi è tempo anche di convertibili. Convertibili che arrivano giusto in tempo per buona parte della line-up, anche per l'inizio delle scuole, e che vengono presentati con questa nuova linea, la linea degli Acer Spin, che arrivano con l'Acer Spin 1, lo Spin 3 e lo Spin 5, con diverse caratteristiche. Ognuno di essi, diciamo, ha delle peculiarità per diversi tipi di utilizzo. Tu che li hai provati un attimo, gli hai dato un'occhiata? Esatto, sono tutti la successione della linea Spire, quindi sono tutti convertibili. Abbiamo delle cornici che permettono una torsione a 360 gradi, e quindi per esempio prendiamo questo che è l'1 ed è pensato per la scuola, arriverà a novembre a 299 euro. Possiamo vedere che abbiamo una torsione completa, quindi il display diventa poi praticamente un tablet. E abbiamo i quattro modelli di utilizzo, quindi notebook, a tenda, il tablet a presentazione. E sono tutti quanti dei dispositivi abbastanza solidi, abbastanza robusti, soprattutto questo per la scuola. Abbiamo questo materiale che sicuramente è apprezzato dagli studenti e quindi magari resiste un po' a quelle situazioni ambigue che si possono trovare in università, come graffi, cadute e cose simili. I display sono IPS, hanno un buon angolo di visuale. In questo caso, naturalmente, essendo convertibili, sono tutti touch. Abbiamo anche Windows 10 che risponde benissimo. Una volta che si ruota passa automaticamente anche alla versione tablet. Naturalmente adesso qui ci chiede se vogliamo passare. Il modello, il più grande, che è il 3, lo Spin 3. Esatto, parliamo di comunque un oggetto decisamente più importante per quanto riguarda le dimensioni, soprattutto poi da utilizzare in modalità tablet. È abbastanza importante, sì, infatti, come dimensioni. Il limite un po' della linea convertibile è il fatto che utilizzato come tablet inizia ad essere un pochettino scomodo, soprattutto da utilizzare magari sul divano per vedere un film. Potrebbe essere abbastanza complicato, esatto. Montano tutti quanti la nuova generazione di processori Intel Kaby Lake. Non abbiamo anche in questo caso la specifica, quindi, del processore utilizzato, però sappiamo che montano anche 8 GB di RAM, 256 GB di hard disk. La batteria dipende poi dai vari modelli, in ogni caso dovrebbe resistere dalle 8 alle 12 ore, naturalmente dipende anche dal tipo di utilizzo che se ne fa. Questo invece dovrebbe arrivare a settembre con 699 euro di prezzo. E poi abbiamo... E qui passiamo decisamente con lo Spin 5 al modello più versatile, esatto, più versatile, che può accontentare diversi tipi di utenti con diverse richieste, cioè diverse necessità per quanto riguarda un prodotto del genere. Assolutamente. Il display questo è più piccolino, è un 13.3 Full HD. Sempre IPS, quindi abbiamo dei buoni angoli di visuale. Il prezzo di questo è il più alto rispetto agli altri, infatti parte da 7,49, sempre a settembre. Abbiamo la possibilità, come sempre, di ruotarlo in piena libertà. La cerniera sembra dare una buona resistenza alla corsa, quindi non abbiamo, come posso dire, delle situazioni in cui magari messo sulle gambe vediamo che il display fa dei giochi strani. Quindi da questo punto di vista ci ha fatto come sempre un ottimo lavoro. La rifinitura sembra abbastanza resistente, anche il trackpad prende una bella superficie della scocca, quindi dovrebbe essere anche più semplice gestire le gesture di Windows 10. In questo caso abbiamo anche, come al solito, i Kaby Lake come processori, 256 GB di hard disk, SSD e 8 GB di RAM, quindi a settembre a 7,49. Quindi possiamo dire in sostanza che Acer non si fa trovare assolutamente impreparata per quanto riguarda il ramo dei convertibili. Come vedete, la proposta è decisamente ricca per qualsiasi tipo di necessità. Avete disponibilità, avete comunque il prezzo che partiamo quindi dai 699 per quanto riguarda appunto il 3, i 749 per il modello più versatile, per cui con lo Spin 5, e mi dicevi invece per 299. Lo Spin 1 che partiamo da 299, per cui decisamente per necessità di tipo del ramo educational, un prodotto decisamente alla portata di tutti, alla portata anche di tutti gli studenti. Per questo allora noi vi salutiamo, vi lasciamo comunque alla nostra pagina dedicata a IFA 2016, dove potete trovare tutte quante le nostre anteprime, tutti quanti i nostri
Austrian Zone e ci vediamo alla prossima anteprima dal buon Parra. Da Giovanni. Ciao ciao. Ciao.